altro dei grandi temi che divide, e che però è facile dividersi su quello, ma è molto più difficile trovare una soluzione, cioè quello dell'immigrazione. Ludovica Bolian ce lo racconta in un modo un po' provocatorio, ma che è di cronaca di questi giorni. Oggi abbiamo iniziato a manifestare perché il centro non paga pocket money, quindi la nostra soluzione è di bloccare la porta, non si entra nessuno. Così. Hanno protestato per ore ieri mattina impedendo l'ingresso agli operatori della cooperativa che gestisce questo ex albergo divenuto un centro di accoglienza nel quartiere Aurelio di Roma. 50 degli oltre 200 ospiti hanno bloccato i cancelli di largo Perassi perché da gennaio, dicono, non ricevono la diaria di 2,50 euro pagata anche in ricariche telefoniche. Adesso 2 mesi non pagamento. E come fate? Ah, io non so. Si mangia molto male, ma noi non possiamo parlare di questa cosa. 2 mesi qua senza acqua calda, noi si laviamo come acqua fredda. La manifestazione è rientrata dopo l'intervento delle forze dell'ordine e l'accordo trovato con la società. E loro hanno detto sabato o domenica si cerca di pagare mesi di gennaio e 10 marzo si paga per febbraio. I dipendenti della cooperativa Synergy non vogliono parlare. Ma perché i ragazzi non hanno i loro soldi da mesi? Sui giornali oggi sono uscite le merdate. Cosa? Ma perché non è vero? Oggi abbiamo cercato il presidente, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Molti aspettano da oltre un anno la risposta alla domanda di asilo e chi riceve un no resta in Italia comunque sperando nel ricorso in tribunale. Io sono qua due mesi adesso. I've been here 1 year now. Yes, I have 2 years. Ma questa è solo l'ultima delle proteste per le condizioni delle strutture. Nelle stesse ore, per gli stessi motivi, si è alzata la tensione tra i rifugiati di un residence nelle Marche, a Porto Sant'Elpidio. Un mese fa a Lecco i migranti si sono riversati in strada richiedendo di ottenere la residenza. E prima ancora a Cona, nel veneziano, hanno marciato in massa verso la prefettura. A Torino, prima dello sgombero dell'ex villaggio olimpico del Moi, erano scesi in piazza chiedendo cibo migliore e visite mediche. È una bomba inesplosa, rischia di essere questa. Come l'affrontiamo? Stiamo parlando di persone che sono già entrate, non stiamo parlando adesso dei flussi migratori, onorevole Speranza. Ma è un fenomeno assolutamente complicato. Anche qui la mia opinione è che bisognerebbe fare su questo tema meno campagna elettorale e provare a trovare un po' di soluzioni possibili. Io penso che dovremmo intanto abolire la Bossi-Fini, che non ha risolto nessun problema e ha solo aumentato l'immigrazione illegale. Dovremmo garantire corridoi umanitari che gestiscano con numeri che devono essere ragionevoli e concordati, evidentemente, per non esagerare, per non creare situazioni che poi sono ingestibili, gli afflussi. E poi io ritengo che dovremmo provare a costruire un sistema che non concentri eccessivamente in alcune aree, in alcune zone. Solo italiani, sono confini dell'Europa. Crosetto! Pocket money, cioè quei soldi che in realtà paghiamo noi perché sono pagati dai contribuenti, perché però non arrivano agli immigrati e comunque sono immigrati che sono ancora in attesa spesso dell'asilo e che anche dopo un anno e mezzo però rivendicano condizioni di vita con cibo migliore e con il pocket money. Come la risolviamo questa situazione? Perché andrà crescendo, non è che finisce il 4 marzo. Ma la situazione, noi potevamo chiamare immigrazione qualcosa che era intorno a 6, 7, 8, 9 mila persone l'anno. I tedeschi ormai lo chiamano spostamento di popoli, quindi noi non possiamo affrontare questo problema come se fosse una cosa ordinaria. Non lo è una cosa straordinaria. La cosa inaccettabile è che questa cosa straordinaria per alcuni, tipo alcune cooperative, è diventata un business straordinario. E lo dimostrano anche perché dietro questa accoglienza, dietro i buoni sentimenti, ci sono dei business economici in alcune realtà milionari, cioè cooperative che fatturano oltre 20 milioni di euro con questo business, e poi vediamo quali sono le condizioni in cui vengono trattati, per cui alla fine pare che non importa neanche del destino di queste persone quanto del business che c'è dietro. Ciò detto, io penso che un bicchiere si possa riempire fino a un certo punto e il tema è: noi non riusciamo ad accogliere centinaia di migliaia di persone offrendo la possibilità di lavoro e di integrazione. E siccome quelle persone, una volta che arrivano qua, come me o voi, hanno necessità di mangiare e di vivere, se noi non siamo in grado di dargli da mangiare e vivere, trovano il modo di farlo.
E allora abbiamo quei fenomeni che poi generano insicurezza e normalmente la generano nei posti più poveri, perché io immigrati in Piazza del Popolo o in Piazza di Spagna a Roma non ne ho mai visti, si sono sparsi nelle periferie e hanno aggiunto povertà a povertà, sofferenza a sofferenza, insicurezza sociale a insicurezza fisica, creando quelle situazioni su cui poi non può che esplodere quel quartiere o quella città.